Buonasera a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di Cartellino Rosa Show. Ringraziamo Francesca Cutrone per averci passato la linea da Municipio X ed eccoci qua per un'altra puntata riguardante il calcio femminile meneghino e nei dintorni della città metropolitana. Anche questa settimana non sono da solo, abbiamo un altro ospite d'eccezione, il buon Francesco Spinoso, opinionista e producer di Calcio Femminile Live, progetto che condividiamo. Adesso tra pochissimo lo vedrete qui in onda con me e rivedremo un attimo tutto il weekend che è appena passato. Si è giocata sì la partita del Milan, è stata rinviata invece quella dell'Inter, ha giocato anche la Processo dopo la partita rimandata contro la Pink Bari e adesso appunto aspettiamo il collegamento con il nostro ospite, per così ve lo faccio subito vedere, ve lo faccio conoscere. Eccolo qui. Ciao Francesco, come stai? Tutto bene? Buonasera a tutti, Mattia e i nostri amici ascoltatori, amanti del calcio femminile. Tutto bene e siamo pronti per analizzare quest'ultima giornata. Adesso tu ci chiami, mettiamola così, da Roma. Com'è il tempo da te? Diciamo che potrebbe essere meglio, dai. Però almeno non ha piovuto. Allora andiamo subito a vedere i risultati di questa quarta giornata di Serie A femminile. Andiamo in superleggere, abbiamo già detto, l'Inter purtroppo non ha giocato contro la Roma a causa di alcune positività all'interno della squadra nerazzurra, mentre è stata sospesa al 32esimo Sampdoria Pomigliano a causa del maltempo. Ha giocato invece la Juventus, che ha battuto 1-0 di misura l'Empoli. Il Milan cade in casa 2-0 contro il Sassuolo, perde il primo big match della stagione, pari a reti bianchi nella scontro salvezza tra Hellas Verona e Napoli. Infine la Lazio, che ancora una volta subisce una goleada, è 6-1 contro la Fiorentina. Ma andiamo a vedere poi nel dettaglio anche la partita del Milan contro il Sassuolo. Eccola qui, perde 2-0 in casa a causa dei gol messi a segno da Dongus, il secondo, e da Dubkova nel primo tempo. Francesco, vengo da te subito per commentare la partita, perché appunto abbiamo detto un Milan che perde il primo big match della stagione contro i neroverdi di Piovani, tra l'altro una sconfitta alla fine meritata per quello che si è visto in campo con le ragazze di Maurizio Ganz, che sono state un po' prese di sorpresa da questo Sassuolo che si è mosso come un'orchestra. Aspetti, ti ho perso. Mi senti ora? Sì, ora sì. Vai. Ti stavo chiedendo il tuo parere su appunto la partita del Milan contro il Sassuolo. Ma allora, sì, come detto giustamente, è stata una partita che poi il Sassuolo ha vinto meritatamente. Ho visto il Milan abbastanza nervoso, soprattutto diciamo in occasione poi del 2-0. E da quel momento in poi diciamo che il Milan è uscito un po' fuori, ha iniziato a creare le prime vere occasioni, prendendo anche un palo, e poteva anche comunque poi paradossalmente pareggiare la partita per le occasioni avute, però appunto nel complesso diciamo che il Sassuolo ha nettamente meritato, anche il Sassuolo ha avuto poi le occasioni per fare anche il terzo gol. E devo dire che questa, come abbiamo anticipato varie volte, era un po' una partita crocevia per entrambe le squadre. Il Milan un po' per capire a che punto era, se effettivamente, come magari molti pensano, ha fatto un passettino indietro rispetto all'anno scorso, e il Sassuolo per capire se può avere delle ambizioni effettivamente da Champions, se non addirittura da Scudetto. Questa è un po' forse il nuovo tema che sorge dopo questa domanda, dopo questa ultima giornata, cioè il Sassuolo ora può ambire alla Champions o può addirittura provare a diciamo lottare per lo Scudetto. Per quanto riguarda il Milan, chiaramente si tratta di una brutta sconfitta per come è avvenuta, e diciamo già dovrà cercare di riprendersi alla prossima giornata contro il Napoli, che sarà sicuramente una partita molto più abbordabile in cui dovrà fare risultato. Assolutamente, tra l'altro ricordando la scorsa stagione, la quarta giornata è un po' maledetta per il Milan, perché lo scorso anno arriva una sconfitta casalinga, sempre casalinga, questa volta contro la Juventus a San Siro, e anche lì appunto le rossoneri si trovarono a meno 3. Adesso devono subito rincorrere. Secondo te ci sarà comunque più avanti l'occasione di recuperare, anche se a questo punto l'occasione per recuperare sarà in futuro probabilmente il big match con la Juventus, senza togliere che ci saranno poi molti altri ostacoli nel percorso. Questo Milan dici che è un acciacco che non sarà il primo nel corso dell'anno, oppure si riprenderà?
Ah, io come ho sempre detto, penso che il problema del Milan quest'anno sia dato dalla panchina, a livello di lunghezza e di qualità. E si è visto anche contro il Sassuolo, c'erano alcune giocatrici appunto magari indisponibili, penso per esempio a Jane che poi è entrata a un certo punto, che era tornata molto tardi dalle nazionali, e comunque Grimshaw non ha per niente convinto al posto suo, e anche poi nel finale, quando il Milan magari doveva recuperare la partita, aveva alcune giocatrici che appunto magari erano eccessivamente nervose oppure stanche, non ha in panchina quelle che ti possono cambiare la partita, secondo me, e quindi quello sicuramente è un punto a sfavore. Il Milan può sicuramente recuperare perché ancora manca tantissimo, anche la Juve sta avendo comunque dei problemi, nonostante le vittorie comunque sta faticando, bisognerà vedere appunto l'Inter e la Roma se reggeranno, c'è da dire però che il Milan sicuramente ha sprecato, tra virgolette, il suo bonus scontri diretti, cioè se vuole veramente ambire allo scudetto, d'ora in poi non potrà più fare passi falsi negli scontri diretti con le big. Tra l'altro è stata la prima sconfitta della storia del Milan femminile con il Sassuolo dopo una serie di pareggi che hanno viste le due squadre affrontarsi lo scorso anno. Hai detto un po' il centrocampo con Boquete che è stata dovuta mettere un po' più indietro, Grimshaw che non ha convinto come non ha convinto tantissimo lo scorso anno. Ti chiedo anche l'attacco perché parliamo spesso, Giacinti aveva la pistola scarica, Tomas non riusciva neanche ad azzeccare i controlli tra poco l'altro giorno. Manca soprattutto in attacco, no? Quell'altra punta di riferimento, quell'alternativa al capitano rossonero. L'anno scorso c'era Daoui, quest'anno chi c'è? Miriam Longo? Sì, questo è un grande problema. Sicuramente se Giacinti non è in giornata, per Milan è un grande problema, perché appunto Giacinti è un po' veramente quella che catalizza un po' tutte le azioni offensive del Milan e quella che segna di più. Quindi, secondo me, il problema non è tanto il pensare se Giacinti si fa male, perché comunque ci ha sempre abituato a comunque essere sempre molto sana dal punto di vista fisico. Il problema però è anche banalmente se Giacinti in una giornata no, se Giacinti in un momento non di forma, se Giacinti in una partita semplicemente in cui non riesce a incidere, ha avuto comunque anche una grande occasione parata dalle mei del Sassuolo. Che succede? La risposta è succede che il Milan ha difficoltà a segnare, perché anche Thomas finora su quattro partite, devo dire che l'unica in cui è stata convincente è stata forse quella con la Lazio, dove ha fatto doppietta, che però è stata una partita abbastanza a sé. Quindi a Tomà non è richiesto di segnare magari due gol in un 8-1, quanto invece di magari cercare di riprendere partite come quella dell'altro ieri, o magari incidere in altre partite in cui il Milan può avere delle difficoltà. Quindi sicuramente in attacco ci sono problemi, Longo potrebbe non bastare, per quanto io sia convinto che questo può essere il suo anno. Tra l'altro, tra i tifosi, tra gli appassionati, soprattutto quelli appunto che seguono il Milan femminile, ci sono tante lamentele rivolte in realtà verso l'allenatore, Mister Ganz, che non sempre ha convinto, soprattutto da un punto di vista del gioco. Si è visto anche l'anno scorso, dove il Milan raccoglieva più risultati che altro, anche se poi spesso l'unica cosa che conta è vincere, però quest'anno è già arrivata una sconfitta pesante. Tu come lo vedi Gans sulla panchina del Milan? Tu proveresti a cambiarlo perché sono cambiate tantissime giocatrici in questi anni, Ma però allenatore. sinceramente io non condivido, diciamo, le critiche eccessive nei confronti di Ganz, quantomeno non capisco diciamo, il additare tutte le colpe a Ganz, perché quando una squadra sicuramente non va bene, ha dei problemi, l'allenatore fa parte chiaramente dei responsabili, però non, in questo caso per me non è il responsabile principale, non è l'unico. Lui ha una squadra, secondo me, che ha appunto, come detto, dei limiti. E quest'anno comunque finora sta andando molto bene. Secondo me l'anno scorso ha fatto un grandissimo campionato e ha overperformato rispetto a quelle che erano le possibilità di quella squadra, perché non dimentichiamoci che per praticamente il 90% del campionato il Milan, al di là delle due sconfitte con la Juve, che comunque ci possono stare, vista proprio quello che ha fatto la Juve l'anno scorso, le ha vinte tutte. Quindi io sinceramente non capisco queste critiche. Come ho detto, secondo me non è stato fatto magari abbastanza a livello di mercato quest'estate, e anche magari le cessioni che ci sono state hanno un po' penalizzato la squadra, quindi non darei tutta la colpa a lui. Poi adesso noi citiamo un attimo anche Inter-Roma, l'altra sfondata di Milano, purtroppo partita rinviata perché 8 casi positivi tra le file nerazzurre, come già detto inizio puntata,
Però Francesco, com'è possibile che ancora ci siano questi problemi dopo vaccinazioni e tutto? Insomma, non fa bene al nostro campionato. Sì, questo è un gran problema. Io infatti poi mi sono andato a vedere prima quello che è il protocollo di quest'anno per quanto riguarda il rinvio delle gare della FIGC ed effettivamente il protocollo tutto sommato a mio parere è anche giusto, cioè fino alla presenza di 16 giocatrici disponibili tra cui deve far parte almeno un portiere, la gara si gioca. In questo caso, come hai detto tu, io non sapevo esattamente il numero delle positive, ora me l'hai detto tu. Però appunto immaginavo che fossero in numero consistente per far rinviare la partita, appunto perché ripeto, fino l'Inter avrà una rosa comunque di, facciamo conto, 23-24 giocatrici, per far sì che la gara venisse rinviata dovevano appunto essere positive in 7, 8, 9, quindi un vero e proprio, diciamo, focolaio in un certo senso. Questo è un grande problema, soprattutto perché probabilmente non si sa se la gara prossima si riuscirà a giocare, perché comunque la quarantena dura quel che dura e poi bisogna vedere se le giocatrici si negativizzano nel giro di una settimana. Quindi ci sarà anche il problema di andare a vedere quando recuperare queste partite, perché l'Inter comunque è impegnata anche in Coppa Italia, ci stanno poi le pause della nazionale. C'è quindi poi il rischio di dover andare a recuperare queste partite magari in turni infrasettimanali, che un po' falserebbe il campionato, perché nel femminile, come sappiamo, le gare infrasettimanali non si gioca, non si usa giocare in mezzo alla settimana. Quindi diciamo questo è un grande problema che purtroppo è capitato, ci auguravamo sicuramente non capitasse più dopo l'anno scorso, però purtroppo ci troviamo ancora a punto e a capo. Insomma, adesso andiamo a vedere però la classifica di questa Serie A femminile dopo 4 giornate, anche se non si sono disputate tutte le partite, appunto a causa dei rinvii di Inter Roma e della sospensione della partita tra Sampdoria e Pomigliano a causa del maltempo. Ecco qui la nostra classifica: abbiamo la Juventus al comando insieme al Sassuolo con 12 punti, poi abbiamo Milan, Roma e Inter a 9, però appunto con giallorosse e nerazzurre con una partita in meno. Segue il Napoli, futuro avversario del Milan, adesso ne parleremo, con 4 punti. La Fiorentina trova la sua prima vittoria, quindi sale a quota 3 insieme alla Sampdoria. Poi abbiamo Pomigliano, Empoli e Verona a quota 1 e infine chiude la Lazio dell'ex Milan Carolina Moraci, ancora a quota 0 punti e con tanti troppi gol subiti. Vediamo anche velocemente la programmazione poi della prossima giornata. Eccola qui la quinta giornata: Fiorentina-Sampdoria, Roma-Juventus, Empoli-Verona, Napoli-Milan, adesso ne parliamo nello specifico, Pomigliano-Inter e Sassuolo-Lazio. Andiamo a vedere proprio in dettaglio magari la partita, ecco qui, tra Napoli e Milan, una trasferta sicuramente insidiosa. Vediamo anche i numeri della gara che ci attende, con il Milan che ha segnato finora tanti gol, ne ha subiti pochi ma pesantissimi, mentre il Napoli finora ha segnato poco, solo 2 gol e 7 invece quelli subiti. Francesco, vengo da te adesso per commentare un po' questa gara. Napoli che viene comunque da un pareggio a reti bianche contro l'Hellas Verona, come abbiamo detto l'attacco ha qualche comunque difficoltà a fare male agli avversari, mentre la difesa del Milan comunque fin qui, a parte contro il Sassuolo, è sembrata molto solida. Sì, allora io penso che per fortuna del Milan il Napoli non ha vinto l'ultima giornata perché altrimenti avrebbe secondo me un po' ammazzato la corsa, la lotta salvezza, si sarebbe messo veramente in una condizione molto favorevole per salvarsi e quindi in quel caso diciamo avrebbe magari affrontato la prossima partita in maniera un po' più tranquilla, mentre ho detto per sfortuna volevo dire del Milan, mentre appunto per sfortuna del Milan ha pareggiato e quindi arriva sicuramente con un po' di vantaggio sulle inseguitrici, sulle avversarie per la lotta salvezza, però ancora diciamo che è tutto aperto. Quindi sicuramente il Napoli vorrà fare risultato. È un po' anomala questa cosa, questo dato dell'attacco del Napoli, perché comunque il Napoli penso sia una delle squadre più attrezzate a livello offensivo e quindi sicuramente tra le mura amiche vorranno ovviamente fare risultato. Magari strappare qualche punto che sarebbe d'oro in ottica salvezza e perché no, magari cercare anche di mettere un po' di reti in cascina, soprattutto da parte appunto delle attaccanti. La difesa sta avendo un po' di problemi e chiaramente quale migliore occasione per il Milan per riprendersi e per Giacinti, soprattutto per riprendere anche la corsa per la classifica capocannoniere.
Esatto, perché poi ricordiamo già Cinti 6 gol finora segnato in 4 partite, compreso il poker rifilato alla Lazio, ma andiamo a vedere anche le statistiche, i numeri di, eccoci qua, di Inter, di Pomigliano Inter, facendo finta, no? Ipotizzando che questa gara si riesca a giocare, vediamo un po', cosa ci attende, appunto domenica 3 ottobre alle 2:30. Il Pomigliano in questo momento ha conquistato solo un punto nel pareggio contro l'Empoli in rimonta all'ultimo minuto. È stata sospesa l'ultima gara contro la Sampdoria, quindi diciamo che sarebbe una gara tra due squadre che hanno poi da recuperare qualcosa. L'attacco dell'Inter nella media con un'ottima difesa, un solo gol subito. Quella del Pomigliano, statistiche simili a quelle del Napoli, 7 gol subiti, 3 fatti. Quindi torno sempre da te, Francesco, per commentare un po' questi numeri facendo, sperando che l'Inter possa giocare questa trasferta in Campania contro il Pomigliano neopromosso, quindi comunque una sfida inedita. Il Pomigliano è una squadra comunque insidiosa, anche la Roma ha avuto non pochi problemi a riuscire a portarsi a casa i 3 punti. Sì, c'è da dire però che in questo momento il Pomigliano è un'incognita dopo il cambio di allenatore. Diciamo che non sappiamo esattamente che tipo di squadra sarà, come giocherà. Mentre quindi se prima, per me almeno, che lo seguivo anche l'anno scorso in Serie B, e nel precampionato, era un po' una certezza, ero molto convinto che potesse fare un buon campionato e che potesse dire la sua e lottare tranquillamente per la salvezza. Adesso con questo cambio di allenatore cambia un po' le carte in tavola, quindi difficile da dire che tipo di squadra sarà. Peccato appunto per la partita con la Samp, perché anche lì avremmo potuto avere sicuramente qualche informazione in più. Invece purtroppo anche quella gara è stata rinviata, e quindi poi clamorosamente lo stesso Pomigliano, oltre all'Inter, rischia di vedersi rinviare due partite consecutive. E quindi anche lì, anche per lo stesso Pomigliano, si riproporrebbe lo stesso problema che ho detto prima per l'Inter, di poi trovare anche la data in cui giocare quelle partite, nel caso in cui ovviamente questa non dovesse essere disputata. Speriamo in bene, speriamo che almeno un certo numero diciamo, di giocatrici che erano risultate positive settimana scorsa, diciamo, si negativizzeranno, in modo da poter far disputare ovviamente la partita. Assolutamente, adesso tra l'altro ricordo gli appuntamenti: Milan in trasferta a Napoli domenica alle 12:30, mentre l'Inter sempre domenica alle 14:30 si spera in trasferta contro il Pomigliano. Ma adesso lasciamo un attimo da parte la massima categoria, perché Francesco andiamo a vedere un attimo i risultati della Serie B, della Certo. terza giornata del campionato cadetto, che ha regalato anche qualche sorpresa e qualche comunque risultato importante. Ci sono stati un paio di big match in Serie B, è tornata anche a giocare la nostra cara Prosesto, che però purtroppo ha perso 2-0 sul campo del Cesena. Il Cittadella invece conquista 3 punti importantissimi contro il Ravenna vincendo 3-2. Il Como perde in casa di misura con il Brescia in extremis. La San Marino Academy vince ancora 3-0 sulla Roma Calcio Femminile. Tavagnacco dilaga 5-0 sul Palermo. Vittoria di misura anche per il Chievo sulla Torres con una fantastica punizione di Bolognini. E poi il Bari che vince 2-1 con il Cortefranca. Andiamo a vedere poi nello specifico la partita della Prosesto, che perde appunto 2-0 trasferta con il Cesena, i gol di Costa e Pinna. Ma tra l'altro adesso possiamo mandare in onda addirittura gli highlights della partita, quindi andiamo a vedere un attimo come è andata effettivamente in questi 90 minuti di gioco per le lombarde, che comunque hanno lottato fino all'ultimo per cercare di agguantare almeno un pareggio. L'arbitro fischia l'inizio della partita, limite dell'area, ancora Mariani, cross al centro, ma esce Frigot e fa suo il pallone. Tra Lia, ma alla fine con Falonieri per Mariani, che serve nello spazio, coda, è brava però a coprire l'uscita del portiere Carlini. Pallone che arriva a Mariani, che prova a girarlo, ma è brava Gheorghe a ritornare e a riconquistare il pallone. Costi, bellissima, serve Petralia che avanza la numero 10 bianconera, cross al centro di nuovo Costi, gol del Cesena con la numero 9 Fabiana Costi, si sblocca la numero 9 bianconera, bella azione delle ragazze bianconere. Il 44
lungo e l'arbitro fischia la fine del primo tempo. Calcio d'inizio viene battuto dalla Prosè. Ancora Bati, bello il lancio per coda, ma Cucciniello tocca il pallone che diventa buono per Grumelli che prova il tiro, brava Frigotto ad uscire, ma è bravissima Bati a rubarglielo. Ancora Prosesto in avanti, coda per Mariani, quasi perde il pallone Pastore, poi ancora Grumelli e Frigotto, ma ancora una volta Frigotto riesce a conquistare il pallone. Giorgio per Pinna che riesce a stoppare in una prima battuta il pallone, lo riconquista e poi il pallone arriva a Costuma, bravissima, bravissima per Pinna che entra in area, si passa Costi, tiro di Costi, centrale parlato da Selmi, con questa palla passa Mariani, cross nel mezzo, chiude Carlini. Giorgio perde palla, coda, prepara il tiro, ancora ribattuto da Carlini. Vivirito prova a passare in avanti il pallone, ma non trova nessuno, attenzione, perde palla Pastore in aria, coda. Mauri prova ad arrivare sul pallone, ci arriva, brava la numero 7 rosso e giallo-blu, brava, salta Cucciniello, arriva in aria per Mauri. La difesa riesce a spazzare, altro si avvicina Pinna, salta di nuovo con Falonieri, ah, poi si perde, perde il pallone ancora però Pinna, palo incredibile, Pinna ancora gol, gol del Cesena con Pinna, si era un po' confusa, molto caparbia Pinna a crederci e a saltare con Falonieri, a crederci, a tirare palo e riconquista il pallone e scassa il portiere. Siamo, pallone arriva a Mauri che però bravissima Giorgio a fermare la ripartenza della Prosesto, pallone che arriva a Pinna per Costi che si gira in aria, tira, bellissima la parata della numero 1 della Prosesto, bellissima parata di Selmi. Bernardi prova a tenere palla, ci riesce, la numero 17 prova a entrare in area, brava. E mette al centro per Costi, fuori, avevo visto il pallone arrivare sul fondo, subito Mauri per attenzione, prova un colpo di tacco coda, un tiro che risulta debole para Carlini, Giorgio, Cucciniello per Casadio, bella trama del Cesena, finisce la partita 2-0 per il Cesena, bella vittoria delle bianconere, buona partita anche della Prosesto che all'inizio eccoci tornati qui in diretta dopo aver visto gli elezzi di Cesena Prosesto con le Lombarde purtroppo sconfitte per 2-0. Vengo da te Francesco per dare un attimo un commento su la squadra di mister Ruggeri, un'altra sconfitta, certo non è andata benissimo il sorteggio alla squadra perché comunque il Cesena è una dei top club, adesso una sconfitta, però credo che la squadra lotterà per la salvezza fino alla fine, abbiamo visto comunque altre formazioni in difficoltà tra le neopromosse soprattutto. Sì, sì, sono d'accordo, è stato comunque un inizio di campionato difficile, considerando che ha giocato, se non sbaglio, quella prima col Chievo, che sta facendo benissimo, comunque il Chievo in questo momento è nelle zone alte della classifica, e c'ha una partita in meno, una partita da recuperare, quindi anche questo da tener conto, e secondo me quest'anno, oltre poi alle neopromosse, appunto soprattutto la Torres e il Palermo, che stanno anche loro trovando molto difficoltà, magari c'è la Roma Calcio Femminile, che potrebbe essere risucchiata nella lotta salvezza, quindi penso che comunque la Prosesto non abbia nulla di meno rispetto a queste squadre e quindi può giocarsela secondo me tranquillamente per la salvezza, poi chiaramente andrà come andrà a fine campionato. Adesso andiamo a vedere tra l'altro subito la classifica perché ricordiamolo, sono 14 squadre in Serie B e queste 14, 3 retrocederanno poi in Serie C dove tra l'altro l'anno scorso la Prosesto ha dominato e vinto il girone A. Adesso appunto appena andiamo a vedere la classifica vedremo la situazione delle Lombarde che sono ancora ferme sì a 0 punti, però come hai detto tu hai ricordato bene una sconfitta con il Chievo, una con il Cesena che sono due squadre da alta classifica. Eccola qui la classifica della Serie B con il Brescia e il Chievo prime con 7 punti,
Poi inseguono San Marino e Bari a 6, Pugliesi con una partita in meno, proprio quella con la Processo da recuperare. Poi abbiamo Cittadella, Tavagnacco, Cesena, Cortefranca e Ravenna a 4, segno proprio di un campionato super equilibrato. Poi abbiamo il Como a 3, la Roma calcio femminile a 1 e poi appunto sulle fanalini di coda Processo, Torres e Palermo ancora ferme a quota 0 punti, con la Processo però che adesso vediamo chi dovrà affrontare alla prossima giornata. Adesso andiamo a vedere proprio il programma della quarta giornata della Serie B con Brescia-Cittadella, Cortefranca-Ravenna, Palermo-Chievo, Bari-San Marino, Processo, eccola qui, che sfiderà il Tavagnacco, un'altra partita molto complicata per le Lombarde. La Roma calcio femminile affronterà in casa il Cesena, mentre la Sassari Torres ospiterà il Como. Vediamo un po' nel dettaglio la data e gli orari di Processo-Tavagnacco, si giocherà domenica prossima alle ore 15 a Sesto San Giovanni. Ma insomma, vengo da te Francesco per commentare un po' questa partita. So che il Tavagnacco comunque l'hai seguito un po', soprattutto l'anno scorso, dove è arrivato comunque nelle zone più alte della classifica. In trasferta il Tavagnacco come giocava, soprattutto l'anno scorso? È riuscito ad ottenere molti punti, poi è un campionato strano quello di Serie B. Sì, è vero, campionato strano. No, l'anno scorso diciamo ho trovato molta difficoltà al Tavagnacco, soprattutto in trasferta, magari un po' meno in casa. Però sì, come hai detto tu giustamente, l'anno scorso è stato un campionato veramente stranissimo. Quest'anno sembra, cioè, già dalle premesse sembrava un campionato altrettanto strano, e devo dire che quello che si sta vedendo conferma quella che era l'idea iniziale. Quindi anche per questo diciamo la Processo secondo me non deve cadere troppo nella negatività in questo momento, perché comunque penso che anche squadre come magari il Cortefranca, appunto per rimanere sempre in tema Lombardia, sarà un'altra squadra che poi alle lunghe dovrà lottare a meno di sorprese per la salvezza. Tavagnacco sicuramente una squadra, una nobile decaduta del calcio femminile, è una squadra che già l'anno scorso aveva ambizioni di promozione, lo ha le altre tanto quest'anno, e in un campionato appunto senza forse una vera padrona, una vera squadra di sopra delle altre come poteva essere la Lazio l'anno scorso o come una come Pomigliano che ha fatto comunque un percorso quasi netto, diciamo che tutte hanno giustamente l'ambizione di puntare alla promozione ed è giusto così. Quindi comunque per la Processo sicuramente sarà una partita non semplice. Ovviamente poi comunque la Processo avrà alla giornata ancora successiva il Palermo in casa, quindi lì ci sarà sicuramente l'occasione ghiotta per conquistare magari i primi punti, magari la prima vittoria stagionale. Ma lasciamo anche il campionato cadetto per andare a vedere un attimo anche la Coppa Italia di Serie C, perché si è conclusa la fase a gironi della Coppa di categoria. Vediamo il girone che a noi interessa, ovvero il numero 14 con il Pavia che ha battuto 3-0 l'Orobica, concludendo quindi a 6 punti il suo girone, mentre il derby di Monza tra Real Meda e Fiamma Monza si conclude a reti bianche 0-0, ma per il Fiamma basta e avanza perché si qualifica al turno successivo, agli ottavi, quindi va avanti nella competizione. Lasciamo un attimo stare anche la Coppa Italia di Serie C, perché adesso vi leggo anche i risultati invece del campionato di eccellenza lombardo, che ormai è la sua seconda giornata, con il Vittone che vince ancora 3-0 sul campo del Gavirate. Il Minerva trova la sua prima vittoria stagionale 2-1 sul Triteam Brescia, vince anche con lo stesso risultato la Doverese sul Sedriano, sconfitta in casalinga per il Tabiago con il Lumezzane per 4-1. La Football Leon batte 2-0 la Polisportivo Oratorio, mentre il Monterosso batte 5-0 il Cesano Boscone, cinquina, mentre invece riposano il Crema e il Mantova femminile. Classifica che adesso vede il Lumezzane, la Football Leon, il Vittone, la Doverese, prime a quota 6 punte. Questo un po' l'eccellenza lombarda. Torno da te Francesco, torniamo un attimo sul weekend che ci aspetta, quindi Milan che andrà a Napoli, l'Inter si spera che andrà al Pomigliano e la Processo che invece ospiterà il Tavagnacco. Ti chiedo un po' un pronostico generale del prossima domenica, soprattutto perché giocheranno tutte domenica. Chi riuscirà a conquistare secondo te i 3 punti, chi invece magari avrà più difficoltà? Ma penso che Milan e Inter non credo avranno problemi a vincere le partite, a meno che questo Pomigliano del secondo mister Panico della Serie A non, diciamo,
non faccia un exploit un po', diciamo, non previsto. Per la Pro Sesto, purtroppo temo una sconfitta appunto in favore del Tavagnacco, anche se il Tavagnacco comunque squadra sicuramente forte e importante della Serie B, ma attenzione perché è una squadra molto discontinua. Quindi spesso le è capitato anche l'anno scorso di perdere dei punti in partite sicuramente contro avversari abbordabili, quindi non è da escludere anche magari un pareggio. Forse la vittoria per la Pro Sesto un po' troppo esagerata come previsione, però penso che nella migliore delle ipotesi possa arrivare anche un punto che comunque farebbe stracomodo in questo momento, visto poi anche le avversarie per la salvezza che hanno partite non semplicissime. Noi adesso siamo verso la fine del nostro programma, di questa terza puntata di Cartellino Rosa Show. Io, Francesco, ti ringrazio tantissimo per essere stato qui con noi. Poi noi ci vedremo per la Champions League, magari all'Allianz Stadium, per vederci la Juventus, che non c'entra tanto con il nostro programma, però è l'unica italiana qualificata nella competizione europea. Quindi speriamo poi di vederci lì. Grazie ancora, Francesco. Assolutamente, grazie a te Mattia, grazie a tutti. Eccoci qua, quindi grazie ancora al nostro ospite. A me non rimane che augurarvi a tutti una buona serata. Ringrazio la nostra regia che ci sostiene, ci supporta sempre ogni settimana e vi do appuntamento a lunedì prossimo, dove andremo a vedere poi i risultati delle milanesi, della Pro Sesto e di tutte le altre squadre attorno alla nostra carissima città metropolitana. Ancora una volta, buona serata a tutti.